Buongiorno a tutti e benvenuti in Alma Social TV, il training podcast di Alma Laboris Business School. Sono Marco Stile, faccio parte dell'area comunicazione di Alma Laboris. Sono davvero lieto di essere qui con voi per introdurvi verso l'evento formativo a cui state per assistere. Ci troviamo nell'area del palinsesto Neuromill Master, quella che contiene degli eventi dedicati all'approfondimento sulle tematiche centrali dei master di alta formazione di Alma Laboris. Si parla in questa giornata di giuristi d'impresa, del master per giuristi d'impresa, ma soprattutto appunto dell'ambito legale e dell'ambito commerciale. Oggi parleremo infatti delle clausole dei contratti commerciali. In questo incontro ci proponiamo di analizzare i principali contratti commerciali attraverso degli approfondimenti, dei focus sulle clausole contrattuali maggiormente utilizzate nei rapporti appunto tra le diverse parti. Lo faremo con l'avvocato Tommaso Cozzolino, che ho il piacere di introdurvi. L'avvocato Cozzolino è uno dei docenti che compongono la faculty del nostro master di alta formazione per giuristi d'impresa. Si tratta di un percorso dal taglio executive pratico che ha un programma didattico in cui ovviamente annoveriamo anche il modulo di cui si occupa l'avvocato Cozzolino, avvocato senior contenzioso in ambito commerciale e bancario, esperto in crisi d'impresa e debt restructuring, è formatore in ambito accademico e presso istituti di alta formazione privati. In questo incontro abbiamo sicuramente la necessità e la voglia di condividere con voi quelle che sono le specifiche circa questa tematica tanto interessante per il mondo del lavoro di oggi, ma anche sicuramente condividere la portata e il taglio delle attività formative di Alma Laboris Business School. A tal riguardo abbiamo davvero piacere di rimandarvi alla pagina del Master per Giuristi d'Impresa. Come dicevamo, appunto, si tratta di un percorso immediatamente spendibile nel mondo del lavoro grazie a un servizio placement gratuito e a un programma appunto immediatamente applicabile, proprio perché punta alla trasmissione di skill dal carattere pratico. Per coloro i quali fossero poi interessati a prenotare un colloquio di orientamento e selezione, vi basterà seguire il secondo link della grafica che vedete in questo momento proiettata. Si tratta di un appuntamento molto importante per noi, proprio perché primo contatto con i nostri discenti e soprattutto appunto occasione utile per tutti coloro i quali vogliono affacciarsi per la prima volta ad Alma Laboris Business School, ma soprattutto per illustrarvi tutte le opportunità che abbiamo in mente per la vostra carriera. Bene, non vogliamo rubarvi altro tempo, incolleremo entrambi i link nella chat di questa piattaforma. Chiedo all'avvocato Cozzolino di riattivare il suo microfono Sì. Io e gli lascio volentieri la parola. ti ringrazio Marco, sempre puntuale negli interventi. Do il buongiorno a tutti voi, vi consento il broadcast a tutti quanti, quindi possiamo anche benissimo interfacciarci. Vedo che fondamentalmente siamo abbastanza presenti in piattaforma, quindi volevo in primis sapere da alcuni di voi cosa vi ha spinto a partecipare a questo intervento, diciamo, a queste pillole, chiamiamole così, di contrattualistica nazionale, ma anche qualcosina possiamo dire sull'internazionale, ecco. Quindi a tutti coloro i quali vogliono intervenire, insomma, lascio la parola. Ho visto, se volete, potete anche accendere le webcam in modo tale che possiamo interfacciarci, ecco. Allora, ciò sul quale ci soffermiamo oggi è l'importanza dei contratti commerciali e soprattutto delle clausole commerciali, dei contratti commerciali. Questo perché? Perché oggi noi l'aspetto essenziale nella conduzione gestionale di un'azienda è quella di rifarci a tutta una serie di disposizioni che ci vengono poste in essere da parte del decreto legislativo 14 del 2019 per quanto riguarda la crisi d'impresa, quindi la gestione eventualmente di un'azienda in crisi. La gestione di questa
di questa materia è abbastanza oggi complessa. Per quale motivo? Perché è entrata in vigore il decreto legislativo 14 del 2019 il 15 luglio del 2022 e quindi abbiamo avuto tecnicamente pochissimo tempo per interfacciarci con la materia e soprattutto abbiamo avuto pochissimi orientamenti giurisprudenziali, essendo tecnicamente entrata in vigore poi dai primi di ottobre, perché è vero che il 15 luglio è entrata a piedi uniti questa normativa, è anche vero però che era in piena estate, quindi tribunali ovviamente non operativi e soprattutto dottrina poco operativa durante il periodo estivo, quindi fine luglio, agosto, i primi di settembre, quindi abbiamo potuto assaggiare questa materia tecnicamente soltanto a partire da ottobre e quindi sono passati 6-7 mesi dove ci sono state alcune disposizioni, alcune circolari interpretative che sicuramente però non bastano per svolgere un corretto adempimento di tutti quelli che sono i diktat principali per gestire un'azienda. Uno degli aspetti essenziali che ci riporta il decreto legislativo 14 del 2019, ed ecco qui che arriviamo anche alla redazione dei contratti, quindi alla clausole contrattuali, è fondamentalmente quello di un obbligo da parte dell'imprenditore di tenere sempre sotto controllo determinati indici di rilevazione di questa crisi d'impresa che ci sono stati poi ultimamente un po' esplicati anche da parte degli organi pubblici, perché ci sono anche gli organi pubblici che bisogna effettuare, quindi Agenzia delle Entrate, riscossione e quant'altro, e quindi dobbiamo effettivamente cercare di tenere sempre in equilibrio l'azienda nel miglior modo possibile. Tecnicamente i quattro principali cardini, no? Sui quali si basa l'azienda sono principalmente questi: fisco, fornitori, banche e dipendenti. Ovviamente, come vediamo, molto spesso il testo unico del fisco non ci permette di raggiungere transazioni con il fisco stesso, a patto che non ci troviamo in delle procedure un po' invasive per l'azienda, quali ristrutturazioni o concordati preventivi nel quale è possibile una transazione fiscale. Per il resto possiamo soltanto andare in autonomia, quindi in autotutela, con tutto quello che riguarda la gestione del rapporto con il fisco e con l'agenzia di riscossione. Per quanto riguarda invece gli istituti di credito, quindi quei contratti commerciali che ci permettono comunque di... Allora lascio... Prego Lorenzo, volevi dire qualcosa? Allora... Lorenzo, prego Lorenzo, volevi dire qualcosa? Mi sembra che ti ho concesso, mi sembra che hai il broadcast, prego, puoi parlare. Allora, ah benissimo, dice di aver sbagliato. Allora, per quanto riguarda, stavo dicendo... No, non ti preoccupare Lorenzo, poi se vuoi intervenire, insomma, ben venga, o se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, vuole fare delle domande, è molto gradita come cosa. Quindi, come stavo dicendo, l'aspetto essenziale è quello di ricercare un equilibrio nella gestione dell'azienda che permetta all'azienda stessa di camminare, di avere un andamento regolare. Ovviamente questo andamento regolare vuol dire non sottoporsi a degli squilibri. Per quale motivo? Perché qualora ci fosse uno squilibrio e gli organi di controllo aziendale, ossia il collegio sindacale, il revisore dei conti, dovessero riscontrare questo squilibrio, c'è l'obbligo da parte loro di chiedere nel breve termine una risoluzione delle problematiche al board aziendale.
Quindi se ci dovessero essere dei contratti che sono stati troppo squilibrati e quindi sono stati posti in essere in una maniera troppo, voglio dire, non corretti, automaticamente si chiederebbe delle spiegazioni al board aziendale. Ora, questo equilibrio, quindi, che deve essere mantenuto, è fondamentale non solo nel breve periodo, ma soprattutto nel medio e nel lungo periodo. Quindi tutto quello che riguarda anche il business plan aziendale deve avere tutta una serie di previsioni che portano sicuramente ad un completo controllo di tutta quella che è la contrattualistica della societaria, ovviamente sia sui clienti sia sui fornitori. Perché questo? Perché lo squilibrio aziendale può essere molto semplice qualora ci siano dei contratti che non siano stati equilibrati, nel momento in cui il contratto sia stato concepito male, nel caso in cui non ci sia stata una profilazione o una due diligence precisa nei confronti della controparte. Di conseguenza, tutto questo aspetto noi lo dobbiamo circostanziare all'interno del contratto. Come? Cercando di stilare un contratto commerciale che abbia, nella sua conformazione, ma soprattutto nella sua praticità quotidiana, perché poi il contratto deve essere performato, no? Quindi si richiede al contratto una praticità. Lasciamo stare quello che riguarda la firma del contratto e quindi il closing, ma il contratto deve essere controllato non solo in fase ex ante, quindi prima della stipula, ma anche ex post. Perché? Perché le difficoltà del contratto non ci sono nel momento in cui si firma il contratto, quindi si fa il closing, ma nel momento in cui il contratto deve essere performato, deve essere portato avanti. E nel momento in cui noi instauriamo un rapporto con la controparte, dobbiamo essere ben consci di tutto quello che noi dobbiamo introdurre all'interno del contratto. Ora, questo aspetto è fondamentale perché? Perché molto spesso chi non si occupa di contratti commerciali commette un grosso errore, secondo me, perché io, svolgendo la professione di avvocato, ormai il 4 giugno sono oltre 25 anni che mi occupo appunto di queste materie, e ho notato come molto spesso il più grosso errore che viene fatto da parte delle aziende è quella di creare degli standard contrattuali nei contratti commerciali e di utilizzarli sempre in relazione, non cercando di parametrare il contratto alla controparte e quindi ai rischi anche che ci sono nei confronti della controparte, ma sembra quasi che ci sia tutta una serie di format prestampati, i quali poi devono essere semplicemente applicati cambiando nome e cognome a quello che è la controparte e mettere due o tre clausole in più a secondo di quelli che sono i diktat o le richieste della controparte. In realtà questo è sbagliato. Perché? Perché uno degli elementi essenziali del contratto commerciale è quello che il contratto deve, sostengo io, deve calzare come un vestito alle parti, cioè deve essere adattato. Non tutti noi possiamo entrare in un negozio e comprare lo stesso vestito o la stessa taglia. Dobbiamo cercare un vestito adatto a noi. Per fare questo dobbiamo conoscere la controparte, dobbiamo svolgere un'attività di due diligence importante nei confronti della controparte e soprattutto parametrare le clausole contrattuali alla controparte. È logico che quando noi ragioniamo in questo modo, quindi il contratto che noi andremo a firmare, quindi la firma che noi andremo ad apporre sul contratto che faremo ovviamente apporre all'imprenditore sul contratto commerciale, è, diciamo, soltanto l'ultimo
aspetto, è l'ultimo tassello di un lavoro precedente. Questo lavoro precedente è molto importante perché? Perché deve essere un lavoro congiunto, ossia deve essere un lavoro che deve non solo riguardare le nostre esigenze, ma deve riguardare anche le esigenze di controparte, cercando di farle sposare nel migliore dei modi. Detto questo, vediamo adesso come dovrebbe essere tirato giù da un punto di vista pratico un contratto. Perché? Perché come io spesso svolgo poi l'incontro nella business school, nelle business school che seguo, e io svolgo sempre un lavoro molto pratico, cioè ci mettiamo con carta e penna a vedere gli elementi essenziali del contratto e come deve essere tirato giù il contratto. Quindi è inutile che ci vediamo gli articoli 1321 e seguenti, insomma, che cos'è un contratto, e soprattutto lascio a voi leggere ciò che potete tranquillamente leggere voi. Quello che io cerco di fare è di dare quel quid in più che mi dà la professione. Quindi anche in questo momento cerchiamo, nonostante sia meno male poco il tempo a disposizione, cerchiamo di tirare giù quegli elementi essenziali che ci permettono poi di stipulare un contratto blindato, soprattutto guardando sempre, strizzando l'occhio, mi raccomando, alla 14 del 2019. Perché? Perché noi dobbiamo essere consapevoli che se noi facciamo stipulare un contratto molto pericoloso o con un soggetto, con una controparte dove non c'è stata una due diligence sufficiente, noi esponiamo il nostro imprenditore. Parlo del nostro perché noi possiamo essere legali esterni, ma anche legali interni, quindi possiamo essere anche all'interno di un settore legale, non avere il titolo di avvocato, ma questo è poco importante perché oggi l'imprenditore, che siamo avvocati esterni o che siamo dipendenti dell'azienda, richiede sempre un'attenzione particolare, un lavoro molto puntuale, un lavoro molto attento. Quindi questo lavoro molto attento dobbiamo porlo in essere in modo tale da non esporci con il collegio sindacale o eventualmente con i revisori dei conti. Perché? Perché un giorno potrebbero venire da noi e dire: guarda, avete fatto un contratto che poi nel giro di un anno, due anni, tre anni ha creato squilibrio importante all'azienda. Ciò premesso, vediamo a questo punto quali sono gli elementi essenziali, secondo me, di un contratto e come tecnicamente andare a lavorarci su. Allora, in primis noi abbiamo ovviamente l'indicazione, l'intitolazione. L'intitolazione è importante nel contratto. Bisogna stare molto attenti perché il giudice, e questo mi è capitato su tutti i tribunali italiani, il giudice nel momento in cui noi instauriamo un contenzioso, è vero che depositiamo il contratto a lui, ma è anche vero che lui nella lettura si fa un'idea. L'idea che è il giudice e che poi ovviamente riprende dalla giurisprudenza principale presente nel nostro ordinamento è che l'intitolazione deve poi corrispondere al reale contenuto del contratto, perché se noi abbiamo un'intitolazione che poi non si sposa con il contenuto del contratto, in realtà il contratto prende una strada a parte rispetto a quella dell'intitolazione. Faccio un esempio. Se io do un'intitolazione contratto di compravendita, noi sappiamo come il contratto di compravendita è gestito dal codice civile con determinati articoli e stabilisce tutta una serie di diktat sui quali oggi per tempo non ci soffermiamo, che però chiaramente
ha delle differenze fondamentali rispetto al contratto di somministrazione, quindi al contratto di fornitura. Ovviamente il contratto di somministrazione è un contratto per le parti molto più vincolante, molto più spinoso, che ha clausole diverse. Se noi all'interno del contratto nel quale abbiamo un'intitolazione, un contratto di compravendita, poi prevediamo un articolo nel quale diamo tutta una serie di scadenze nelle prestazioni e relativi pagamenti, ovviamente questo contratto è vero che lo abbiamo intitolato come contratto di compravendita, ma è vero anche che noi lo abbiamo tecnicamente poi tramutato in quello che riguarda fondamentalmente il contratto di fornitura. Quindi il giudice, quando andrà a analizzare le carte in relazione al contenzioso, andrà a rilevare come la volontà delle parti non è stata quella di un contratto di compravendita, ma è stato quello di un contratto di fornitura, quindi applicherà tecnicamente la normativa sulla fornitura, e questo può essere molto negativa per il fornitore, perché poi, se andiamo a vedere le clausole principali, e dopo le vedremo semmai se c'è un po' di tempo, ci accorgeremo come se, per esempio, se non vengono, qualora le parti non stabiliscano chiaramente quali sono le modalità di consegna della merce o quali sono le modalità delle varie prestazioni, queste vengono considerate a favore in relazione quindi alle esigenze dell'acquirente. E quindi questo, se io sono l'avvocato del fornitore, potrebbe essere un problema importante. Io questo l'ho riscontrato su una grossa causa che c'è stata al Tribunale di Latina per un'azienda che io seguo di Aprilia, vicino a Roma. Quindi cosa avviene? Avviene di un'azienda molto importante. Quindi qual è l'aspetto? Il primo elemento che noi dobbiamo mettere a fuoco è un'intitolazione che poi dopo si sposi con il contenuto del contratto e con il contenuto delle clausole contrattuali. Secondo aspetto che ovviamente deve essere presente all'interno del contratto è l'indicazione delle parti. Quindi quali sono le parti, e soprattutto, mi raccomando, bisogna andare a capire dalle parti se coloro i quali firmano il contratto sono tecnicamente legittimati a firmare o ad assumersi quel tipo di responsabilità in nome e per conto della controparte. Ammettiamo che c'è un contratto il cui valore totale sia di un paio di milioni di euro, ammettiamo che venga firmato da un soggetto che invece non è legittimato a firmare degli atti il cui valore sia superiore o, diciamo, non raggiunga il valore totale del contratto. Ci troveremo poi di fronte successivamente a delle contestazioni magari della stessa società per mancanza di legittimazione di colui il quale ha firmato ovviamente il contratto stesso. Quindi ci potremmo trovare dinanzi a delle situazioni abbastanza spiacevoli. Altro aspetto, quindi, intitolazione e indicazione delle parti, premesse. Ora, le premesse, parte il fatto, lo sappiamo tutti, che sono parte integrante del contratto stesso, ma l'aspetto fondamentale è che le premesse devono essere concise, molto chiare e soprattutto devono prevedere le motivazioni per le quali ovviamente è stato posto in essere il contratto. Cioè, quali sono effettivamente gli elementi che hanno portato i soggetti a sposarsi o a volersi sposare. E dopo le premesse dobbiamo mettere appunto tutta una serie di definizioni che noi, una sorta di leggenda piccola, ma che ci serve poi per inquadrare determinati concetti fondamentali all'interno del contratto stesso. Ora, a questo punto
arriviamo alla parte corposa del contratto, ossia la parte dispositiva del contratto, che è quella fondamentalmente che riguarda le clausole e quindi tutta una serie di aspetti che adesso dovremmo analizzare. Ora, quando noi parliamo di contratti commerciali, ovviamente, signori, noi in questa sede facciamo riferimento ai contratti commerciali business to business di pari entità, quindi tra soggetti, tra imprenditori che hanno una libertà contrattuale importante, quindi hanno, diciamo, possono liberamente giostrare determinati aspetti contrattuali. Perché? Perché hanno la stessa forza contrattuale. Ovviamente, se parlassimo di un altro tipo di contratto commerciale, per esempio business to business con i consumatori, ovviamente lì in questo caso c'è una normativa a parte nella quale io non entro e che ha però determinati paletti importanti. Quando invece si parla di contratti business to business, diciamo come tra imprenditori di pari forza, in questo caso le clausole hanno maggiore valenza. Perché? Perché nascono da una forza contrattuale pari e quindi difficilmente, a patto che non siano direttamente previsti da normativa speciale, come in alcuni casi nei contratti di locazione commerciale, e queste clausole risultano essere importanti per la gestione contrattuale. Ora, è possibile generalizzare sulle clausole contrattuali? Se proprio dovessimo fare un'osservazione del genere, sarebbe importante analizzare due tipi di aspetto. Il primo aspetto è che nei contratti commerciali ci sono X clausole che secondo me devono sempre essere presenti. E quindi chiamiamole standard, chiamiamole basilari, le quali noi le dobbiamo, a mio avviso, introdurre all'interno di tutti i contratti commerciali. Quindi nel nostro scheletro del contratto che noi stiamo portando avanti, entriamo nell'ottica che determinati tipi di clausole le dobbiamo necessariamente mettere. Vediamo quali sono queste. Secondo me sono principalmente quattro. La clausola risolutiva espressa, che deve sempre essere obiettivamente introdotta. Poi mettiamo il recesso, ossia la possibilità da parte delle parti di poter recedere, quindi facciamo riferimento all'articolo 1373 del Codice Civile, la clausola penale e la clausola di forza maggiore. Quello sul quale mi volevo soffermare particolarmente sono due, la clausola risolutiva espressa e la clausola penale. Allora, la clausola risolutiva espressa è fondamentale perché? Perché dà la possibilità, in caso di inadempimento, alle parti, per esempio, di ovviamente risolvere il contratto e automaticamente liberarsi di questo vincolo. Ora, in passato alcuni giuristi ritenevano di dover introdurre questa clausola risolutiva espressa all'interno di un concetto di clausola vessatoria, cioè dare la possibilità a una delle parti di risolvere il contratto anche per mancato pagamento di una sola rata del contratto, per esempio di fornitura, poteva essere forse considerata in questo modo. Successivamente ci sono state tutta una serie di sentenze dei tribunali, tra cui Tribunale di Roma e Tribunale di Milano, i quali hanno detto chiaramente, anche nel 2020 e nel 2022, come la clausola risolutiva espressa non può assolutamente essere considerata come clausola vessatoria. Perché? Perché fa parte di una tutela espressa nei confronti che la legge concede direttamente alle parti all'interno di un contratto stesso. Quindi mi raccomando, la clausola risolutiva espressa da mettere sempre. Clausola penale. Perché mi volevo soffermare su questo? Perché la clausola penale ci dà una quantificazione
di un risarcimento che le parti devono concedere all'altra parte in caso di inadempimento. Ora, la clausola penale è fondamentale, perché? Perché noi possiamo già ex ante quantificare un danno che abbiamo subito. Qualora questo danno non venga quantificato, purtroppo, ecco, ho concesso il broadcast anche alla collega. Scusate, nel contempo qualcuno vuole dire qualcosa? Eccoci. Allora, stavo dicendo come nel caso particolare della quantificazione della clausola penale, noi abbiamo come risulta essere fondamentale, perché quantifica ex ante un danno che noi presumibilmente possiamo subire da un comportamento. Ciao Riccardo, buongiorno, come stai? Molto bene, grazie. Grazie. Allora, che mi dici? Tutto bene? Infatti ho visto il tuo webinar di oggi, ho detto colgo l'occasione. Benissimo. Spolverare allora, un po' di cose e poi di salutarlo. Vabbè, ma tu sei un maestro, quindi non posso assolutamente, è soltanto una chiacchierata. Ti ringrazio. Allora, stavo continuando rilevando come effettivamente quando parliamo di clausola penale, noi abbiamo una quantificazione ex ante di un danno che possiamo riscontrare all'interno del contratto. Ovviamente, quando questa clausola penale non dovesse sussistere, purtroppo oggi l'ordinamento italiano, e questo è riscontrato da una lentezza anche che voi colleghi avete sicuramente riscontrato nei tribunali, indipendentemente poi che si tratti di un tribunale di Roma, di Milano, di Napoli o di qualsiasi, insomma, è purtroppo un malcostume italiano, la quantificazione del danno all'interno di un processo, soprattutto che vede coinvolto i contratti commerciali, risulta essere molto lunga e molto spesso di difficile quantificazione. Si rischia quasi di introdurre un procedimento, un processo all'interno di un altro, e dove spesso poi anche il giudice, non potendo tecnicamente quantificare effettivamente il danno subito da un inadempimento da parte di un soggetto nei confronti di un partner commerciale, nei confronti dell'altro, spesso come avviene per la responsabilità extra come avviene per la responsabilità precontrattuale, tende a quantificare in via equitativa il danno stesso. Questo sicuramente rappresenta non un momento chiaro, ma soprattutto non un momento favorevole a colui il quale ha subito il danno. Di conseguenza, la presenza della clausola penale, a mio avviso, è di fondamentale importanza. Tutto il resto poi, se queste quattro clausole sono le principali sui quali ovviamente basare un contratto commerciale business to business, poi il resto è importante parametrarlo al singolo contratto. Cosa intendo dire? Intendo dire che altre clausole standard difficilmente le possiamo prevedere. Possiamo andare di volta in volta, a seconda del contratto che noi andiamo a redigere o a preparare per l'imprenditore, dovremmo adattarci un po' alle esigenze dell'uno o dell'altro, ma anche ad eventuali leggi speciali. Faccio un esempio: nel caso della locazione commerciale, ovviamente riguarda la legge sui contratti di locazione, quella stabilisce alcuni diktat e quindi dobbiamo necessariamente attenerci a questi tipi, a questa tipologia di clausola. Ora, quando noi abbiamo terminato
la redazione del contratto nella parte che prevede ovviamente le clausole più importanti, possiamo tecnicamente andare a rilevare un altro aspetto fondamentale del contratto, che è quello che riguarda tecnicamente ovviamente la risoluzione delle controversie. Perché? Perché anche questo nasce ovviamente dalla possibilità da parte dei contraenti di scegliere ovviamente la risoluzione, la modalità della risoluzione delle controversie. Se io dovessi effettivamente andare a dare un consiglio dopo tanti anni che mi sono riscontrato nei tribunali, e vi dico non solo nei tribunali di primo grado ma anche in corte d'appello, e più si va avanti e più i tempi sono lunghi e più diventa tutto farraginoso, oggi i contratti commerciali è difficile che si possano devolvere ai fori, al foro. Perché competente? Perché? Perché noi abbiamo appunto un primo grado che, ahimè, dura o durava, perché adesso, come sappiamo, c'è stata la riforma del processo, ma atteniamoci più o meno a quello che abbiamo vissuto fino adesso, perché per quello che sarà per il futuro diventa un po' difficoltoso prevederlo. Però se dovessimo dare una tempistica, un contenzioso commerciale non dura meno di 3 anni, 3 anni e mezzo. Quindi è logico che questo non è confacente, non è confacente ad una realtà imprenditoriale che richiede sempre tempi molto brevi, tempi molto stretti, risposte immediate. Di conseguenza, diciamo come un periodo ci si è avvicinati all'arbitrato, no? Quindi ad una clausola compromissoria. Anche questa ovviamente fa parte delle clausole contrattuali, quindi si dà la possibilità alle parti di devolvere appunto il tutto non alla giustizia ordinaria, ma a quello che riguarda ovviamente il procedimento arbitrale. Quindi si deve arrivare alla emissione di un lodo. Ora, questo purtroppo molti imprenditori lo hanno scartato per i costi. Perché? Perché il procedimento arbitrale è un procedimento che richiede, sia in fase monocratica o quando gli arbitri sono più di uno, ma prevede un tariffario e dei costi molto elevati. Quindi quando noi avvocati o noi tecnici andiamo comunque dall'imprenditore, l'imprenditore ovviamente, non essendo della materia, ci chiede i costi eventualmente del contenzioso, poi dopo fa un passo indietro. Ora, ci sono però delle considerazioni che vanno fatte. La maggior parte dei contratti commerciali, in caso di contenzioso, questo indipendentemente che si passi, ovviamente, che si vada in tribunale e quindi che si scelga il foro competente, noi abbiamo un aspetto fondamentale, ossia la sottoposizione alla normativa 28 del 2010 che riguarda la mediazione obbligatoria. Quindi su molti contratti commerciali, tra cui per esempio i contratti bancari, siamo costretti a passare in mediazione obbligatoria. Ora, questa mediazione obbligatoria, a mio avviso, non entro nel merito se positiva o negativa, ma sicuramente, per quello che ho visto io, nella maggior parte dei casi si ha non un vantaggio nel processo, ma anzi si ha un allungamento di tempi. Perché? Perché in determinati casi la controparte, come spesso fanno per esempio gli istituti di credito, non si presenta neanche. Quindi abbiamo sempre comunque una redazione di un verbale negativo. Considerando anche che nel caso in cui noi volessimo instaurare poi un processo, quindi andare innanzi al tribunale, noi abbiamo un tribunale che è completamente distaccato, completamente slegato da quello che è effettivamente l'opera che viene portata avanti dal mediatore. E molto perché? Perché non sono organi comunicanti, non sono organi che si conoscono. Questo comporta che cosa? Comporta allungamento ulteriore di tempi e di costi.
Io, se dovessi dare un consiglio, applicherei come clausola all'interno del contratto la cosiddetta clausola multistep. In che cosa consiste? Allora, consiste nella possibilità, e vi ricordo che la Camera Arbitrale di Milano in questo è molto molto importante e soprattutto si pone come pioniere spesso nei confronti delle Camere Arbitrali di tutta Italia, e nel 2023 a febbraio c'è stato il nuovo regolamento arbitrale della Camera della Camera di Commercio, la quale stabilisce chiaramente come nel caso particolare in cui si volesse scegliere l'arbitro, la Camera Arbitrale di Milano, si potrebbe anche operare mediante la clausola cosiddetta multistep, ossia si potrebbe presso la Camera di Commercio stesso cominciare un procedimento di mediazione presso la Camera di Commercio e, qualora questa mediazione non vada a buon fine, passare direttamente nei confronti della Camera Arbitrale, che però si trova sempre comunque presso la Camera di Commercio. Quindi sono due organi che, anche se sono distaccati, ma sono due organi che sono comunicanti, due organi che molto probabilmente, non dico che parlano la stessa lingua, ma che molto probabilmente hanno determinati principi comuni. Ed ecco che allora la mediazione ha un senso. Perché? Perché io, quando vado dal mediatore, in questo caso nella clausola multistep, so già che, qualora io la mediazione sia negativa, io mi troverò, se voglio continuare, ad andare presso un altro organo, ma che sempre del medesimo istituto, e dove molto probabilmente il mediatore civile presso la Camera di Commercio mi può dare dei consigli su come risolvere la controversia. E questo vi posso dire, come vedendo i numeri anche che riporta la Camera di Commercio di Milano e la Camera Arbitrale, soltanto nell'ultimo anno potete vedere come negli ultimi anni c'è stato un incremento del 28% dell'utilizzo di questo strumento. Perché? Perché è vero che forse il procedimento arbitrale successivo può avere dei costi, ma è anche vero che ci sono buone possibilità di chiuderla in mediazione con costi molto bassi, e il nuovo regolamento arbitrale della Camera Arbitrale di Milano prevede addirittura come, per i contratti commerciali più semplici, più lineari, il procedimento arbitrale si chiuda in 3 mesi addirittura. Quindi, voglio dire, parliamo veramente di nulla. Certo, voi mi potreste dire: sì, ok, va bene Tommaso, però si chiude in 3 mesi, tu hai il lodo arbitrale, lo puoi sempre appellare, se me lo appelli comunque rientri sempre nella giurisdizione ordinaria. Sì, ok, però un conto è avere un primo grado di giudizio in 3 anni, un conto è averlo in 3 mesi, insomma, e soprattutto arrivare ad una chiusura di quelle che sono ovviamente un primo grado addirittura in 3 mesi, come prevede la Camera Arbitrale, il nuovo regolamento arbitrale della Camera di Milano, è sicuramente molto importante, ma anche se fosse 6 mesi o un anno, già sarebbe comunque un tempo molto, ma molto più basso. Ora, altro aspetto, ci sono considerazioni su questo che qualcuno vuol fare? No. Allora, altro aspetto sul quale mi volevo soffermare riguardano fondamentalmente le clausole vessatorie. Per quale motivo? Perché questo molto spesso comporta, soprattutto giudizialmente, determinate molte problematiche. Perché? Perché poi ovviamente le clausole vessatorie vengono attenzionate molto da parte dei giudici. Perché? Cosa sono, in due parole? Sono le clausole che prevedono uno squilibrio forte a favore di uno dei due contraenti.
Quindi questo squilibrio che va a favore di uno dei due contraenti viene particolarmente attenzionato da parte dei giudici. Faccio una piccola digressione dicendo come nei contratti business to business fra imprenditori di pari forza contrattuale, ovviamente questo è un po' meno attenzionato. Perché? Perché ci dobbiamo ricordare come uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento è quello della libertà contrattuale, quindi si lascia molta libertà contrattuale alle parti. Tuttavia le clausole vessatorie devono essere un secondino trattate e attenzionate. In che modo? Secondo me soprattutto da noi operatori specialisti del settore. Perché? Perché la giurisprudenza parla abbastanza chiaro, i tribunali dicono chiaramente come tutte le clausole che risultano essere a vantaggio di una parte rispetto all'altra devono essere conosciute e, diciamoci anche, un po' assorbite mentalmente da parte di colui il quale viene svantaggiato da queste clausole, ma soprattutto conosciute. Quindi come dobbiamo effettivamente rapportarci noi nel pratico all'interno del contratto? Come dobbiamo fare? Allora, io vedendo quelli che sono gli orientamenti principali dei tribunali, mi sono accorto come molto spesso non è sufficiente mettere al termine del contratto la classica frase ex articolo 1341 e seguenti si considerano approvati dalle parti i presenti articoli 1, 2, 5, 20 e quant'altro. Perché? Perché i giudici più volte, e questo mi è capitato al Tribunale di Pisa, mi è capitato Venezia, mi è capitato Roma più volte, hanno sostenuto come questa dizione semplice di accettazione di queste clausole e quindi di conoscenza di queste clausole, tecnicamente non rende il giudice sicuro che la controparte le abbia concepite e soprattutto le abbia lette queste clausole, le abbia assorbite. Quindi soprattutto a Roma che cosa mi è successo? Parlando proprio con un magistrato mi ha detto: guardi avvocato, è vero che è stata firmata per accettazione anche quest'ultimo diktat che le parti hanno stabilito, ma io semplicemente riportando questa frase e facendo riferimento a quelli che sono semplicemente i numeri degli articoli, non sono sicuro che la controparte si sia resi noto realmente del contenuto di questi articoli. Quindi qual è l'aspetto fondamentale? Se noi vogliamo essere più sicuri che questa clausola possa passare, chiamiamo così, all'interno di un contenzioso, dobbiamo introdurre ovviamente l'articolo di nuovo dalla frase ex articolo 1341 e seguenti si considerano approvati, ma quando poi mettiamo ciò che viene approvato dovremmo fare un copia e incolla in picco, un po' leggermente più piccolo, di quelle che sono le clausole maggiormente importanti per noi, e accanto ad ogni clausola le firme dei contraenti. Questo perché? Perché anche questa firma che viene posta accanto alla clausola stessa, quindi all'articolo stesso, rappresenta una conferma di presa visione proprio dell'articolo, non solo nella parte superiore, quindi dispositivo del contratto, ma anche e soprattutto nella parte inferiore, ossia nella parte in cui si è reso noto alle parti di voler sottostare a questo squilibrio fondamentale. Ora, detto ciò, però, vi riporto una frase di un giudice che io, senza fare nomi e cognomi, del Tribunale di Milano, che io apprezzo molto, che un giorno mi disse: però guardi avvocato, non confonda mai concetto di clausola vessatoria col concetto di clausola nulla, perché se lei mi fa anche firmare col sangue un contenuto che corrisponda a una clausola nulla, io ovviamente
per me è nulla. Facciamo un esempio. Nel contratto di locazione commerciale si dice chiaramente come, qualora le parti all'interno del contratto rinuncino, quindi si parla di conduttore, rinuncino chiaramente all'indennità di avviamento, quindi ai 18 mesi, questa clausola è nulla. Quanti contratti ho visto, colleghi, nei quali si è scritto chiaramente come il conduttore al termine rinunciava alle 18 mensilità, con la convinzione da parte del locatore che questa clausola potesse essere accettata, ma non può essere accettata, perché anche se noi la riportiamo sotto, risulta fondamentalmente, chiaramente essere nulla. E infatti che cosa ci dice la legge sulle locazioni? Ci dice chiaramente come, nel caso particolarmente che riguarda l'indennità di avviamento, ex articolo 79, questa clausola è nulla. Ma che cosa si potrebbe fare? Soltanto un accordo al termine del contratto di locazione commerciale, ma ripeto, non nelle more del contratto commerciale, ma al termine, nel quale, per qualsivoglia motivazione, le parti si accordano che il conduttore rinuncia alla indennità di avviamento, ma non può essere una clausola contrattuale ex ante, può essere un accordo ex post, ossia che riguarda fondamentalmente la parte dopo che è terminato il contratto. E allora questo, qualora venga in caso di contenzioso allegato al contratto, ma dopo che è terminato il contratto, non nelle more della vita del contratto, allora il giudice lo accetta come una rinuncia espressa, ma assolutamente non potrebbe mai accettarlo. Quindi arriviamo alla conclusione che quando parliamo di clausole vessatorie, parliamo di clausole vessatorie e che non possiamo assolutamente andare a introdurre una clausola nulla e farla e passarla per vessatoria. Su questo quindi vi invito di volta in volta, quando si va a redigere un contratto, a guardare bene che tipo di contratto noi stiamo redigendo, soprattutto andare fondamentalmente a capire che tipo di normativa applicare da un punto di vista del contratto e poi capire quali clausole eventualmente risultino nulle qualora siano particolarmente, ovviamente, squilibrate da parte di un soggetto nei confronti dell'altro. Prima di fermarmi volevo parlare e darvi alcuni flash su un ultimo aspetto importante del contratto, che secondo me è fondamentale, che riguarda gli interessi moratori. Allora, gli interessi moratori sono disciplinati dal decreto legislativo 231 del 2002, mi raccomando ovviamente da non confondere con quello del 2001, ovviamente. Qual è l'aspetto essenziale perché volevo parlare di questo? Perché c'è un aspetto molto molto particolare, ossia la quantificazione degli interessi. Allora, nel caso particolare in cui noi non dovessimo richiamare la normativa in questione, ovviamente l'applicazione sarebbe dell'8%, no? Che sarebbe quello che fondamentalmente viene previsto, ovviamente, da parte della normativa. Qual è però l'aspetto essenziale? L'aspetto essenziale è che la normativa ci dice che le parti, invece, richiamando la normativa in questione, si possono accordare per un diverso tasso di interessi. Ed ecco qui che su questo mi volevo soffermare. Perché? Perché noi dobbiamo, soprattutto quando siamo per la controparte che deve effettuare un pagamento, quindi nel caso di un contratto di fornitura, per esempio di distribuzione o di appalto, quello che vogliamo noi, dobbiamo stare molto attenti a come calmieriamo questo contratto. Perché? Perché molte volte
può sembrare che raggiungere un risultato troppo buono per il nostro assistito possa essere un bene per lui, quando invece non è così. Vediamo perché, vediamo che cosa intendo dire. Allora, la normativa dice come le, facendo espresso riferimento ovviamente al decreto legislativo 231 del 2002, noi abbiamo le parti si accordano ad un tasso di interesse X per cento. Questo X per cento però quanto può essere? La normativa dice che non può essere mai troppo sfavorevole per il creditore. Ed ecco qui che stranamente va a tutelare la figura del creditore. Quindi, però senza aggiungere una percentuale. Perché? Perché siccome il valore che viene dato dalla legge per la quantificazione degli interessi è oscillante di anno in anno, è logico che non si è prevista un minimo, ma il minimo è stato fondamentalmente quantificato da alcune sentenze, il quale prevedono come non può essere al di sotto del 50%, ossia della metà rispetto a quello che prevede la legge. Quindi andare per esempio in una realtà di adesso, andare a stipulare un contratto nel quale prevediamo una clausola che preveda l'1,5% di interessi moratori, dobbiamo anche essere consapevoli che la 231 prevede la possibilità che quella clausola su istanza di parti venga considerata nulla, annullabile. Quindi effettivamente potremmo, in questo caso, potrebbe sembrare che l'1,5% sia un grande risultato per il nostro assistito, ma poi dobbiamo essere consapevoli che può essere sempre ovviamente impugnata e quindi in qualsiasi caso può essere fondamentalmente aggredita. Su questo quindi dobbiamo fare attenzione e appunto per questa motivazione fatto questo esempio per dirvi come di volta in volta quando ci approcciamo ad un contratto commerciale diverso, signori, dobbiamo, tranne quelle quattro clausole iniziali che abbiamo illustrato e che appunto, come dicevamo precedentemente, sono la clausola risolutiva espressa, il recesso, la clausola penale e la forza maggiore. Per il resto dobbiamo soffermarci, dobbiamo andare fondamentalmente a vedere che tipo di clausole le normative prevedono o non prevedono e che cosa le parti effettivamente vogliono. Ultimo esempio che volevo fare riguarda fondamentalmente il contratto di distribuzione, dove sappiamo fondamentalmente come nel contratto, per esempio, di distribuzione noi abbiamo fondamentalmente due clausole importanti che di solito in molti altri contratti non troviamo, per esempio la clausola di esclusività e l'obbligo, quindi il patto di non concorrenza ex articolo 2596 del Codice Civile. Per il resto, signori, io penso di aver, logico che il tempo è un po' tiranno, essendo l'una, essendo trascorsa l'ora che ho a disposizione, a questo punto lascerei, prima di salutarvi, lo spazio un po' a voi per fare delle considerazioni, anche dire qualcosa in più. Magari volevi aggiungere qualcosa tu, Riccardo, tu che anche tu, diciamo, da collega ti occupi di queste cose. Per portare appunto la conversazione a chiacchierata, l'intervento, sì, a chiacchierata, certo, con riferimento soprattutto alle clausole vessatorie, sì. Mentre mi parlavi mi venivano in mente due cose. La prima, appunto, che il semplice richiamo al numero dell'articolo non è di per sé sufficiente, sì. Pertanto si è consolidata la prassi di nominare ogni articolo col suo il suo nome, no? Cioè, dargli un paragrafo e richiamare anche quindi l'incipit dell'articolo, il titolo, ecco, mi veniva il titolo, certo, dell'articolo, no, che così le richiamava. E un'altra cosa con la quale mi sono trovato
a dovermi confrontare, c'è un po' questa brutta abitudine che nel dubbio buttiamo tutto dentro nelle clausole vessatorie, che è meglio una firma in più che una firma in meno. Sì, è vero, ma è sbagliato. È vero. Perché se la clausola in verità non è vessatoria, viene visto negativamente da parte del giudice, perché allora è vero, è vero, non c'è stata il vero confronto sulla clausola. Tu dovresti sapere che era vessatoria, quella non era vessatoria perché l'hai messa lì. Certo, ma il caso per esempio della clausola risolutiva espressa, dove tutti i tribunali ormai fondamentalmente rilevano chiaramente come la clausola risolutiva espressa non è clausola vessatoria. Quindi inserirla nell'elenco delle vessatorie, paradossalmente, trovi il giudice particolarmente favorevole alla controparte, magari perché la prova ed è capace di andare a inficiare, magari non è una prova, però sicuramente diventa un indizio che il giudice può utilizzare contro appunto tutte le altre cause che magari furono anche oggetto di contrattazione effettiva, ma che comunque inserito in quel contesto lì ne perde di efficacia. Certo, no, è corretto, ma poi indispettiamo anche il giudice, no? Perché sapete anche qual è il problema, diceva bene il collega Riccardo questo, perché oggi i giudici hanno tantissimi, troppi secondo me fascicoli. Se dovessi fare questo che sto dicendo non è una critica, ma è un aspetto costruttivo, secondo me i tribunali dovrebbero, oltre all'ufficio del processo, dovrebbero assumere con un concorso un po' più snello più magistrati, insomma, senza questi concorsi un po' troppo, voglio dire, difficili, e troppo, anche perché poi la bravura di un magistrato la fa l'esperienza, no? Come quella dell'avvocato. Quindi è logico che più che portare avanti dei concorsi spacca ossa, dovrebbero fare un tirocinio poi i giovani di oggi, molto ma molto formativo, presso i tribunali principali. Perché? Perché, e come diceva Riccardo, ci si indispettisce soprattutto quando si è in mano troppi fascicoli, quando non si ha il tempo, e soprattutto quando le carte si leggono in un modo sbagliato, come spesso proprio per la mancanza di tempo fanno le cancellerie o portano avanti i giudici stessi. Sentite ragazzi, io vi ringrazio per questa ora passata insieme, e mi ha fatto piacere vedere molti amici, tra cui appunto Riccardo. Riccardo, poi ti aspetto per telefono quando vieni a Roma, mi raccomando, attendo sempre per incontrarci. Più che volentieri, guarda, adesso ho aperto il secondo ufficio, ho preso casa, mi sono un po' stabilizzato, spero di avere un pochettino più di tempo, ovviamente meno soldi, ma più tempo, e quindi un giretto a Roma più che volentieri vengo a salutarti. Va bene, allora, io rinnovo a tutti il saluto, vi ringrazio e alla prossima, va bene? Ciao a tutti.